più 5 umana. Stipcevic, c'è spazio per la sua penetrazione, lo scarico per Barbour, grandissima schiacciata di Barbour, tentativo inutile da parte di Shevchik che spende un fallo, attacchi che fanno un po' fatica a trovare trame fluide. Diawara, la deviazione, poi il fallo a metà campo di Bulleri che spende il fallo per spegnere gli ardori di rimonta pesarese. Rimbalzo a dir poco prezioso quello del francese. Ancora in attacco Venezia. Clark, Shevchik, la palla per Diawara, fuori Clark, 3 secondi, 1 secondo, la stoppata di Crosagnol che innesca il contropiede pesarese dietro la schiena da Barbour per Cavaliero, meno 1. Ultimo minuto della partita, ancora massima incertezza il tagliercio. Reyer, palla in mano su più 1. Rosselli, ancora Rosselli, cerca il fallo, Shevchik da 3. Il tiro è corto, il rimbalzo nelle mani di Kinsey, attenzione! Stipcevic, Cavaliero, la penetrazione e il fallo là dietro, anzi il fallo in attacco da parte di Cavaliero, e qui onestamente c'era sembrato di vedere il fallo da dietro da parte di Shevchik, così a occhio nudo era stata la nostra impressione. Di diverso avviso sono stati i direttori di gara, hanno fischiato il fallo di sfondamento, il contatto tra Cavaliero e l'avversario sicuramente c'è stato, bisogna capire se è stato innescato dalla spinta di Shevchik oppure no. Parte della difesa veneziana nell'ultimo periodo, 10 secondi e rimessa laterale per la Scavolini. Thomas per Stipcevic, sulla più 2 Reyer, Stipcevic contro Diawara, 6 secondi, 5 secondi, la penetrazione, ma c'è il fallo di Diawara sul croato. Fuori Rosselli, dentro Shevchik e lunetta Stipcevic. Sbaglia il primo tiro libero, tutti in piedi al tagliercio, e ora Stipcevic cercherà probabilmente di sbagliare appositamente per provare il tap-in. Seconda opportunità per il croato, a segno invece, si mette le mani nei capelli, probabilmente voleva sbagliarlo questo tiro libero, almeno questa è la nostra interpretazione